Da 5 anni i playoff di Serie C sono una vera e propria lotteria. Bisogna arrivare pronti, esprimere le proprie potenzialità e servirà anche buona sorte necessaria quando ai nastri di partenza si presenteranno ben 28 squadre per un solo posto disponibile per andare in Serie B. Una formula allargata che ha avuto qualche piccola modifica in questi anni, ma che nella sua essenza fu voluta, a partire dalla stagione 2016-17, dall'allora presidente della Lega Pro Gabriele Gravina per dare sostanza alle ultime giornate di campionato, motivando verso un obiettivo formazioni che altrimenti non avrebbero avuto fini di classifica nelle ultime settimane del torneo. La breve storia dice poi che il piazzamento pesa. L'impresa è stata firmata dal Cosenza di Braglia nella stagione 17-18, da quinta classificata fece l'intero percorso per tagliare il traguardo della B, ma l'obiettivo è stato generalmente centrato dalle seconde. Parma 16-17, Reggiana 19-20, Alessandria 20-21. Nella stagione 18-19 si liberò un posto in più e vennero promosse le vincenti delle due semifinali. Il Trapani ebbe la meglio sul Piacenza, due seconde. Il Pisa di D'Angelo, terzo, batté la Triestina, seconda. Dal 1 maggio al 12 giugno, questa è la durata della competizione, formula snellissima nei primi due turni che si svolgeranno con partite secche da 90 minuti, nel quale il pareggio fa avanzare la migliore classificata che gioca anche in casa. Nei gironi B e C, quinta contro decima, sesta contro nona, settima contro ottava. Nel secondo turno entra in gioco la quarta che sfida la peggio classificata tra le tre qualificate, di conseguenza l'altro abbinamento. Nel girone A il Renate, già matematicamente quarto, accede al terzo turno come sostituta della vincitrice della Coppa Italia. Quindi sarà, al primo turno, sesta contro undicesima, settima contro decima, ottava contro nona. La quinta entra in scena nel secondo turno. Le sei squadre, due per girone, che avranno la meglio, accederanno al terzo turno, dal quale parte anche la fase con partite, andata e ritorno. E chi ha la migliore classifica tra loro sarà testa di serie, al pari delle tre terze e del Renate, che faranno il loro ingresso nel tabellone. Le cinque teste di serie saranno abbinate alle altre tramite sorteggio, giocheranno in casa il ritorno e passeranno il turno in caso di differenza reti pari nei due match. La migliore classificata tra le quattro vincitrici sarà testa di serie nel quarto turno assieme alle tre seconde che entrano in gioco. Anche qui si ripete il meccanismo del turno precedente. Le quattro qualificate accedono poi alla Final Four. Qui decadono i vantaggi delle classifiche. Un sorteggio integrale definisce gli accoppiamenti e in caso di parità nei due confronti si andrà fino ai supplementari e ai calci di rigore. Stesso discorso per la finalissima. Un percorso lungo, tortuoso e intenso nel quale entrare il più tardi possibile risparmiando energie e preparandosi bene fisicamente e mentalmente può risultare determinante.